Salve a tutti, sono Massimo Fenu, direttore della Krav Maga Global per Eyal Yanilov. Pratico arti marziali da più di 30 anni e sport da combattimento. Mi sono interessato al Krav Maga dal 2005 e dal 2011 sono con la Krav Maga Global. In questo video parliamo di quello che è il protocollo d'intesa per il Krav Maga. Forse ne avrei già avuto notizia, forse no. In ogni caso ti spieghiamo quali sono i passaggi principali di questo protocollo e quali potrebbero essere le domande più logiche a seguito della lettura di questo protocollo. Ciao, sono Giacomo Taddei, sono il responsabile per l'Italia della Federazione Europea Krav Maga Richard Dujeb e direttore tecnico nazionale dell'Associazione Italiana Krav Maga Richard Dujeb. Pratico Krav Maga da 20 anni e da 17 sono allievo diretto di Richard Dujeb. Buongiorno, sono Federico Fogliano. Sono il direttore per l'Italia e per l'Europa della International Krav Maga Federation, IKMF. Conosco il Krav Maga da quasi 20 anni e ne sono istruttore da oltre 16. Ciao a tutti, sono Federico Robertazzi, sono il direttore nazionale per l'International Krav Maga. Condividendo con gli altri istruttori e con le loro federazioni diciamo i valori cardine alla base del Krav Maga, quali è massima formazione degli istruttori, continui aggiornamenti sia in termini di didattica che in termini di esecuzione delle tecniche, sono chiaramente ben felice di aderire al protocollo d'intesa per cercare di avere il miglior Krav Maga possibile. Abbiamo lavorato insieme in questi mesi per trovare delle linee guida comuni che servono principalmente a dare riconoscibilità alla nostra disciplina, al Krav Maga, a fare in modo che questo sia facilmente identificabile e riconoscibile, né più né meno di come oggi è facile riconoscere la differenza tra una box e un karate. Certo, ci vorrà del tempo, non sarà semplice, ma ritengo che sia molto molto importante portare avanti questo progetto. Nella prima parte di questo video spieghiamo i punti principali del protocollo di intesa che abbiamo creato. Nella seconda parte invece cerchiamo di rispondere a quelle che possono essere le prime domande che potranno nascere, così da potervi dare una completa e chiara spiegazione. Il primo punto del protocollo di intesa riguarda la riconducibilità del Krav Maga a IMI. Perché è importante questa riconducibilità? Per evitare i fenomeni che già esistono di chi si inventa un sistema legittimamente, per carità, ma poi gli dà il nome del Krav Maga. Per cui, ovviamente, c'è grande confusione tra ciò che è Krav Maga secondo quelle che sono le origini, secondo quello che è il nucleo fondamentale di funzionamento del Krav Maga e altri sistemi che saranno validissimi, ma che utilizzando lo stesso nome chiaramente creano confusione perché si rallacciano a qualcosa con cui non hanno alcun collegamento. Il protocollo d'intesa non vogliamo unificare i programmi tecnici o le tecniche. Il Krav Maga è un sistema sempre in evoluzione. IMI crea un programma preciso e che vari allievi negli anni hanno evoluto e migliorato, ma i principi sono sempre rimasti gli stessi invariati. Perciò è facile capire quando una tecnica è Krav Maga o non è Krav Maga. Va sottolineata la necessità di avere un programma tecnico logico e preciso e non una lista di tecniche a caso. Senza un programma manca la progressione e un avanzamento tecnico logico. Questo vale sia per gli allievi ma ancora di più per gli istruttori, perché un insegnante in questo modo non ha le basi e la conoscenza giusta della disciplina. Uno dei punti fondamentali è chiaramente la formazione degli istruttori. Abbiamo definito nel nostro protocollo d'intesa alcuni parametri minimi che riteniamo essere importanti e fondamentali per la formazione di un futuro istruttore. 30 mesi di pratica li abbiamo identificati come la pratica minima che un ragazzo, una persona deve avere alle spalle per poter accedere alla selezione per entrare a un corso istruttore. Ovviamente la capacità di una persona non si valuta in base ai mesi di pratica, ma si basa su fatti concreti. Per questo ci siamo confrontati e abbiamo ritenuto che 2 anni e mezzo, grosso modo, di pratica sono mediamente il tempo che ci vuole per avere una buona conoscenza d'allievo e poter pensare di prepararsi, di mettersi sotto e di accedere a un test per entrare a un corso istruttore. Un'altra caratteristica fondamentale del nostro accordo è che un corso istruttore deve avere una durata minima di
20 giorni full immersion, possibilmente fatti in blocchi intensivi, perché è ovvio che corsi istruttori fatti in poche ore o in un paio di weekend, quando va bene, non mettono assolutamente in grado la persona di poter insegnare. Un altro aspetto molto fondamentale è il fatto che il corso istruttori è un percorso durante il quale gli aspiranti istruttori vengono formati su tutto il curriculum tecnico, vengono formati sulla parte didattica, quindi sul come insegnare, vengono formati ovviamente sulla parte dei principi, sulla storia del Krav Maga e quant'altro. Alla fine di questo percorso c'è un esame molto selettivo in cui non tutte le persone, non è scontato passare, e per esperienza non ho mai visto uno dei nostri corsi istruttori dove il 100% delle persone sono passate. E questo è il documento in breve, ma ti consiglio comunque caldamente di leggerlo se non l'hai ancora fatto, per darti un'idea di che cosa sta succedendo, non per altro. Ora, veniamo ad altri passaggi. Quali sono gli intenti? Metto subito le mani avanti su una cosa: non è una cosa fatta perché si vuole far sì che altre federazioni confluiscano nelle nostre, non ci interessa, non è una cosa che ci riguarda, ma quello che ci interessa è sapere se l'intento di fare in modo che il Krav Maga abbia una sua riconoscibilità basata su questi elementi è un intento condiviso. Il CONI ha deciso che il Krav Maga non fa più parte delle discipline che sono soggette ad agevolazioni fiscali. Sarebbe bello se il Krav Maga fosse riconosciuto, ma al momento questo è secondario. Per prima cosa facciamo bene il Krav Maga. Al momento la cosa principale è che il Krav Maga sia riconoscibile. Ci vorrà del tempo. Non sarà facile, ma noi faremo di tutto perché questa cosa accada. E infine la domanda, dopo tutto questo, è: bene, che fare? Abbiamo ricevuto tantissimi contatti in questi giorni e questo mi ha fatto molto piacere, perché evidentemente abbiamo suscitato molto interesse e probabilmente abbiamo toccato un punto molto sensibile. Che fare? Se sei il responsabile di un'organizzazione di Krav Maga e ti riconosci nei presupposti del nostro protocollo d'intesa e di quello che abbiamo raccontato anche in questo video, e hai voglia di unirti a noi, di collaborare nell'allargamento, nella diffusione di questo progetto e nel portare avanti lo spirito del vero Krav nel nome del nostro fondatore Imi, bene, allora puoi contattarci e vediamo insieme di portare avanti questa battaglia. Le nostre porte sono aperte a tutte le persone che si riconoscono nel nostro protocollo e che vogliono fare della loro professione un lavoro serio e rispettabile in questo paese. Grazie.